molti degli interni olandesi sono stati girati a Bari, anche se uno non se ne accorge. E devo dire, questo è merito di uno scenografo che purtroppo non abbiamo qua, che sta lavorando a Napoli per un altro film. Che si chiama Daniele Fabè, quindi veramente io ho un grande senso di gratitudine nel suo confronto, ha fatto un lavoro straordinario, ma in realtà come tutti, ogni persona che ha partecipato a questo film. Per me era necessario raccontare questa storia, era proprio necessario. Io ho capito una cosa, per esempio, se la storia che vuoi raccontare non è un'ossessione, non è una cosa che ti prende in modo ossessivo, giorno e notte, sogni e tutto quanto, non è il caso di raccontare. Se sei così ossessionato, se riesci proprio ad andare avanti, allora devi raccontare quella storia. E questo per me ho capito che è la legge. La stessa cosa è accaduta con i cortometraggi. Io dovevo per forza raccontare quelle storie. E sono convinto che questa è l'unica strada. Adesso il problema è che non ho nessun tipo di ossessione, quindi non so che fare, però voglio parlare poco perché ho solamente un senso di gratitudine, cioè veramente presentare il film a Bari era il giusto compimento di una storia cominciata molti anni fa. Ma non molti anni fa, quando abbiamo cominciato a stare la storia, molti anni fa, quando io ho cominciato a fare teatro qui, molti anni fa, quando i miei amici, una mia amica, si chiama Luciana, e insieme organizzavamo concerti, facciamo teatro e tutto, mi disse, ma tu che vuoi fare? Dice, ma io vorrei fare il regista. Oh, ma fortunatamente posso dirlo che ho fatto il regista. E l'ho fatto fino in fondo. E devo dire, per l'autore è stato un incidente. È quasi. E la cosa che io ringrazio il pubblico di Bari. Ieri per me è stata una sorpresa incredibile. Cioè, va benissimo l'applauso, va benissimo tutto, ma vedere la gente in lacrime alla fine del film, io non volevo far piangere la gente, non era quello che volevo. Ma vedere la gente commossa. E in piedi, io ero estasiato, commosso, emozionato e grazie, cioè la scelta è stata giusta, quella di venire a Bari a presentare il film è stata la scelta giusta per me.